Sono meno colpite rispetto agli uomini dal coronavirus, ma al momento la donazione di plasma immune da parte delle donne, donazione che è pronta a partire in Toscana, è complicata da precauzioni di carattere scientifico. Andrea Marotta. Sono le meno colpite statistiche alla mano dal Covid-19. Anche tra i 10.000 casi toscani finora si è confermata la percentuale del 35% di positivi di sesso femminile. Eppure, nei centri trasfusionali per le donazioni di plasma immune, una delle migliori opportunità terapeutiche nella lotta al virus, soprattutto se somministrato nei primi giorni di malattia, le donne sono in stand-by provvisorio. La raccolta di sangue è pronta a partire nella ASL Centro, con la Toscana in prima linea tra le regioni nella cura sperimentale. Un centinaio le persone in lista d'attesa al solo ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, nessuna donna. Sarebbe necessario infatti escludere tutte coloro che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine. La gravidanza espone alla produzione di una miniera di anticorpi che poi possono dare problemi in chi poi riceve questo plasma, anche un'insufficienza respiratoria. Solo un eventuale passaggio all'estrazione da parte dell'industria farmaceutica degli anticorpi del plasma, che al momento invece viene trasfuso direttamente, permetterebbe di superare questa difficoltà insieme a quella non secondaria della compatibilità del gruppo sanguigno. Al momento però un solo donatore, tra sintomatici e guariti 14 giorni dopo l'ultimo tampone negativo, corrisponde a 600 ml di plasma. Ne servirebbero 300 litri per attivare la produzione industriale, numeri che tra i 7.000 guariti toscani non sarebbero difficili da raggiungere. Le donne le abbiamo messe in una sorta di stand-by provvisorio per questo tipo di donazione. Teniamo i loro nomi in un elenco, pronti a chiamarle appena ce ne sarà bisogno, e siamo fortemente convinti che avremo bisogno anche di loro.